qui la Fratres è in qualche modo è anche questo che dice, siamo uniti nel cercare di essere utile l'uno all'altro, la donazione del sangue è fondamentale, quindi chiudendo questa chiacchiera ricordiamo che donare il sangue è molto molto importante, salva le vite e aumenta la qualità anche della vita del donatore, perché fa anche bene, per chi lo può fare chiaramente, donare fa bene sia alla salute che all'anima. Non poteva mancare Pupo nella sua Ponticino per un giorno così carico di significati. Domenica 6 ottobre la sezione Fratres di Ponticino, con una cerimonia religiosa presso la chiesa del paese, è stata infatti intitolata a Don Luigi Granelli, cofondatore assieme a Massimo Borri della stessa sezione e figura carismatica per tutta la comunità. Sì, assolutamente, Don Luigi Granelli, storico parroco di Ponticino, ha passato tutta la vita qua, circa 70 anni a Ponticino, per cui io ho vissuto sempre con lui, e ho cominciato a cantare qui con lui, e ero diciamo, la prima voce del coro parrocchiale. E mi ha fatto scuola di religione quando, non so se oggi si usa ancora, quando il parroco faceva scuola anche di religione, al catechismo, alle elementari e alle scuole medie, e io ho avuto sempre Don Luigi, praticamente ho passato la mia vita con lui, anche quando mi sono sposato, poi non è stato lui a sposarmi perché mia moglie è del Casentino, di strada del Casentino, ma lui è stato sempre presente ai battesimi delle mie figlie, e insomma ha battezzato anche me, quindi... Fantastico. La giornata è stata l'occasione per ribadire l'importanza della donazione di sangue. L'Italia è uno dei paesi meglio organizzati, ma ancora non siamo all'autosufficienza. Molte volte quando si parla di donazione si perde di vista la dimensione del problema. Allora io vi do un numero. In Italia noi abbiamo necessità, trasfondiamo ogni anno 3 milioni e poco più di unità di sangue. Quindi dividete per 365 e vedete quanto sangue effettivamente occorra tutti i giorni nella rete ospedaliera italiana. Il criterio, se vogliamo, anche utile per valutare l'efficienza di quella che è la raccolta, può essere il criterio, quello che si chiama indice di donazione, vale a dire il rapporto fra il numero di persone che vivono in un posto e il numero di persone che donano rispetto alla popolazione. Anche qui vi do volentieri un'idea, su 1000 persone, su 1000 italiani, i donatori sono 22, quasi 23. Quindi non sta a me giudicare, ognuno si fa il suo criterio, se sia un numero giusto si possa fare di più, certamente si può fare un pochino di più, perché non siamo distanti dall'autosufficienza per quanto riguarda le donazioni di plasma in particolare, è quello forse come elemento più carente, sui globuli rossi andiamo meglio. Ecco, se noi usiamo questo criterio possiamo andare a vedere come una comunità, dicevo prima, risponda da questo punto di vista così fondamentale. La Fratres di Ponticino, con i suoi oltre 800 soci e quasi 600 donazioni all'anno, è indubbiamente un bel esempio da seguire. E sicuramente Ponticino questo limite lo supera ampiamente, quindi dimostra... come dicevo prima, non solo la capacità organizzativa, o meglio, sicuramente la dimostra, ma dimostra anche che l'associazione Fratres è ben presente nel tessuto connettivo della città, del paese, e riesce quindi a coinvolgere un numero superiore di persone, e quindi complimenti per questo dato. Poi non è carino fare i paragoni, ma io li vedo dall'osservatorio regionale e posso confermare che Ponticino è parecchio, parecchio in alto, quindi diciamo che questo può essere un motivo di orgoglio. Se non ci fosse la capillarità dell'organizzazione, delle associazioni di volontariato, il sistema penso non reggerebbe. È proprio questa rete che si è creata negli anni e che vede persone motivate,
che appunto in piccoli centri, in situazioni periferiche per esempio, trovano l'entusiasmo, il piacere, il dovere in un certo senso di spendersi per questo tipo di attività, senza della quale forse la medicina moderna avrebbe difficoltà per gli sviluppi e per i traguardi che sta raggiungendo. Quindi è importante da questo punto di vista, ed è importante il legame che poi lega i piccoli gruppi alle associazioni nel complesso, perché senza questo piacere dell'appartenenza, senza questo riconoscersi in una missione più ampia, in un'organizzazione più ampia, è importante anche così, proprio diciamo, per la carica emotiva e di impegno, di non sentirsi soli in una missione come questa. Sindaco, oggi una comunità che si ritrova intorno ad un tema importantissimo, quello della donazione di sangue. Assolutamente, è un tema su cui è importante porre una riflessione seria, perché tutti possiamo avere bisogno di una donazione di sangue, e quindi chi si occupa di favorire e di organizzare appunto le donazioni di sangue deve essere sicuramente aiutato, e è una cultura che si deve diffondere fra la popolazione, perché come dicevo prima è una necessità che tutti possiamo avere. La Fratres di Ponticino ha dei numeri importanti, pur essendo il vostro un comune certo numericamente non grandissimo. Questo significa che insomma il lavoro c'è ed è continuo durante tutto l'anno. Sì, infatti un gruppo dirigente che ha saputo lavorare bene nel corso degli anni, e i numeri lo testimoniano. Io credo che sia probabilmente una delle più grandi del nostro comune, sicuramente come numero di iscritti, e questo fa onore a chi per tanti anni ha fatto promozione, ha fatto anche aggregazione, perché per portare a donare poi bisogna anche fare gruppo, bisogna diffondere una cultura della donazione e bisogna anche saper fare socializzazione, e questo gli va dato merito del buon lavoro che è stato fatto. Assessore, queste giornate servono indubbiamente alla socialità di tutti gli associati, in questo caso della Fratres di Ponticino, ma a rinnovare quell'invito appunto a donare, un gesto per chi riceve ma un gesto anche per chi dona. Assolutamente sì, è un gesto importantissimo, perché il sangue davvero dona la vita, e questa, diciamo, questa partecipazione così attiva serve sicuramente per ricordare qual è il significato del donare. Peraltro è un significato che io conosco in prima persona, perché quest'anno ho fatto la mia prima donazione e devo dire che è stata un'esperienza bellissima anche per me, perché il sapere di aver fatto qualcosa di utile per gli altri è qualcosa che arricchisce in prima persona la persona che appunto fa la donazione. Quindi queste giornate sono importanti, perché è importante anche avere dei momenti di festa, appunto, di socializzazione, come diceva lei, ed è importante rinnovare e ricordare che questo gesto è fondamentale, perché, ripeto, è ciò che dà la vita. La Fratres di Ponticino ha un numero importante per essere ovviamente una comunità, comunque di un comune piccolo, no? Dal punto di vista dei suoi donatori. Queste realtà però non agiscono solo sulla donazione di sangue, loro si attivano anche per tante altre azioni. Quanto è importante per un comune come il vostro avere realtà come queste? È fondamentale perché le necessità nell'ambito sociale sono sempre più grandi, sono sempre più crescenti, e le difficoltà anche. Quindi sapere di avere il supporto di associazioni come la Fratres e come altre che esistono nel nostro territorio per un'amministrazione comunale è veramente fondamentale, perché ci aiutano tantissimo nel riuscire a sopperire dei bisogni verso le persone che sono più disagiate. Le sfide più importanti in tema di donazione di sangue rimangono il periodo estivo, in cui le donazioni calano e il fabbisogno cresce, e poi avvicinare i giovani. Siamo riusciti tutti insieme a fare al trasfusionale di Arezzo e in altri trasfusionali anche delle aperture domenicali, che devo dire che per il momento stanno andando molto bene, e cerchiamo di recuperare quello che abbiamo veramente perso nei mesi di luglio e agosto. Purtroppo per le donazioni e per chi ha bisogno di sangue non ci sono periodi di ferie, e quindi bisogna essere sempre pronti e attenti per essere presenti laddove c'è bisogno.
Ecco, appunto, l'apertura domenicale in una vita in cui ormai l'organizzazione è veramente molto frastagliata, non ci sono giorni di riposo per tutti o di lavoro per tutti. In questo caso voi siete un punto di riferimento importante, voi come le altre associazioni, anche per i centri trasfusionali. Certo, sì, anche nelle aperture domenicali che non ci sono i soliti posti e le solite presenze di tutti gli altri giorni, però devo dire che riusciamo insieme alle altre associazioni a avere degli spazi per gli appuntamenti di ognuno deve avere il suo posto per poter fare questa donazione anche di domenica, perché ci sono anche il mondo del lavoro purtroppo è cambiato tantissimo e quindi c'è bisogno anche della domenica. Non finisce mai questo tipo di attività, perché bisogna trovare sempre nuovi donatori, perché passa il tempo, i donatori invecchiano, si ammalano, si sposta, cambiano problemi, quindi bisogna trovare sempre nuovi donatori. E c'è qualche difficoltà adesso, per esempio a un turnover naturale, diciamo. Bisogna spendere qualche parola di più per cercare di convincere i giovani ad avvicinarsi a questo mondo, che io credo sarà possibile, magari tenendo conto dei cambiamenti sociali, culturali che sono in corso. Magari non arriveranno tutti a 18 anni, ma arriveranno con qualche anno di ritardo, ma io sono convinto che arriveranno. Noi dovremo essere aperti a saperli accogliere e trovare le parole giuste per far sentire che questo è un mondo interessante, sia per il bene che si fa agli altri, ma anche per il bene che si fa a se stessi, perché donare il sangue dà soddisfazione proprio dal punto di vista del ruolo che uno si sente di ricoprire in quel momento. Senti di aver fatto un gesto reale, non è, hai capito, una presa di posizione, una solidarietà espressa a parole. Sono proprio fatti concreti, vite salvate, quindi questo è importante. Un applauso al primo delle 15 donazioni a Cristina Daniel. Questo fa 10 donazioni l'anno. La giornata si è conclusa con un momento conviviale per celebrare tutti i risultati raggiunti nell'ultimo anno dall'associazione, risultati dei quali tutti ne sono convinti, ne sarebbe fiero anche Don Luigi Granelli. Era sempre contento, veramente orgoglioso di quello che aveva fatto, di quello che avevamo creato e credo che se ne sia andato con, diciamo, non dico sorridendo perché direi una cavolata, però ecco, contento di sicuro. E oggi che abbiamo intitolato dopo tanto, perché insomma la burocrazia è tanta e snervante delle volte, che abbiamo intitolato il gruppo a Don Luigi, che era una promessa che ci eravamo prefissati perché insomma l'età era avanzata. Ecco, oggi credo che lassù stia sorridendo e sia contento quanto noi per questo evento.